Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Questo videogioco creato dai fan, questo Pokémon fan game che ripercorre l'avventura di Ash Ketchum del cartone animato da Kanto, quindi dalla prima stagione dell'anime, fino ad Alola. Nella scorsa parte abbiamo catturato Mewtwo e abbiamo preso l'ottava medaglia, la medaglia Terra. Guardate qua. Tac. Abbiamo tutto, siamo pronti per la Lega Pokémon. Infatti in questo episodio approcceremo proprio la Lega Pokémon. Abbiamo Charizard che è un mago di livello altissimo. Sono cresciuti di un po' di livelli dalla scorsa parte perché nel frattempo ho iniziato a fare un po' di uova. Sono ritornato nella villa Pokémon, ho catturato Ditto, ho catturato Magmar, Ponyta, ho catturato un po' di Pokémon e ho fatto un po' di uova. Ora mi sono preso Macchi Squadra al posto di Krabby e andiamo con i nostri Pokémon. Metteremo davanti Squirtle, perché ha il moneta amuleto, e cercheremo di usare il più possibile Bulbasaur e Squirtle per fargli prendere punti esperienza. Come vedete qui la palestra è stata distrutta. Abbiamo preso anche Terremoto come MT, che abbiamo insegnato a Charizard. Cioè niente poco di meno che Charizard. Bene, andiamo. Ho bisogno di qualcuno. Ho bisogno di qualche aiuto. Humor me. Capiscimi, credo. Mr. Mime. Abbiamo anche ottenuto un nuovo Pokémon, un Mr. Mime. Tornando a Pallet Town. Allora, contro Mr. Mime proviamo ad usare Aqua Tail. Oh, sostituto. Ok. Di nuovo Aqua Tail. Oh, Psybeam farà male, infatti. Non posso evidentemente rischiare un altro Psybeam. Quindi mandiamo... Max lo prende in faccia lo Psybeam e muore. Mandiamo Pidgeot. Nel frattempo vi invito a lasciare un bel mi piace al video se vi sta piacendo appunto questo videogioco, se vi sta piacendo la serie che sto portando, dato che mi sembra di essere forse uno dei pochissimi a portare questo videogioco in Italia. E abbiamo sconfitto Psychic Stella, perfetto. Allora, faccio un salto veloce al centro Pokémon e do una curata ai Pokémon, via in bicicletta, hop. Non voglio sprecare troppi strumenti, detto sinceramente, perché i soldi iniziano a servirci. Motivo per il quale tra l'altro sto usando il moneta amuleto che ho dato a Squirtle. Eccoci qui. Ho insegnato anche Tossina a Bulbasaur. Al posto di Velo in Polvere, che insomma direi che è molto meglio, no? Eccoci qui. Ritorniamo nel nostro percorso 22 e affrontiamo un altro allenatore. Questo percorso sarà pieno di allenatori che provengono per la maggior parte anche dal film di Mewtwo, di Ash contro Mewtwo. Ecco appunto. Qui urge uno switch in di Charizard che possa petalodanza, ok, che possa trattare questo brute root come si deve. Ok, Rhyhorn. Contro Rhyhorn manderò Bulbasaur. Vediamo se Bulbasaur riuscirà a batterla. Allora, una bella Seed Bomb, che è super efficace. Buono. Purtroppo non è stato ucciso da un colpo. E Bulbasaur morirà. Sì. Mi spiace, Bulbi. Mi spiace. Ma fai un po' cacare. Purtroppo è la dura verità. Mandiamo Pikachu con doppio calcio. Scusate. Vai. Facciamo prendere punti esperienza a Pikachu. Allora, Sand Slash. Qui sarebbe stato utile Bulbasaur di nuovo, ma dato che è morto perché è una pippa colossale, manderemo Squirtle. E contro di lui useremo Bubble Beam. Non dovrebbe avere una difesa speciale altissima. Infatti lo prende, lo sente. Lui ci è stato sabbia tomba. Però noi lo ammazziamo facilmente questo Sandslash. A questo punto tocca a Scyther. Scyther manderò in campo Pidgeot. Che bello avere una squadra variegata da usare contro tutti i suoi Pokémon. Eccoci qua, Scyther, useremo Fly, volo. Ah, lui usa Double Team. Attenzione, e sostituisce! Manda Pidgeot. Ok, è strano perché ha annullato il suo double team in questo caso. E noi col ritorno
ci assicureremo la kill su Pidgeot. Allora, rimanda in campo Scyther, noi ritorniamo, continuiamo con Pidgeot e usiamo Wing Attack. Ok, un colpo critico, va bene così, in questo modo, Pidgeot a livello 42. E Hitmonlee, lascerai Pidgeot di nuovo, anche se rischiamo, perché Pidgeot è anche di tipo normale, quindi gli attacchi di tipo lotta li sente, e in più ha l'attacco, appunto, a parte che è colpo critico, in più ha anche l'attacco diminuito da, cos'era? Danza di piume? Allora, contro Hitmonlee mandiamo Pikachu, che dovrebbe essere abbastanza veloce da colpire per primo. Con una bella scintilla dovrebbe tirarlo giù. Esatto. Ok. E abbiamo battuto anche Corey. Squirtle non si evolverà, mi spiace per lui. E torniamo al centro Pokémon a curare i Pokémon. Mi spiace far vedere appunto queste parti, che sono leggermente noiose, appunto quelle in cui si torna al centro Pokémon a curare i Pokémon, però sono davvero veloci, cioè il centro Pokémon è qui a due passi, siamo in bicicletta, ci mettiamo letteralmente, 20 secondi, quindi 20 secondi non mi sembra proprio uno spreco di tempo incredibile. Allora, andiamo e sfidiamo un altro allenatore. Lui non ce la fa passare qui sotto, vero? Nope. Allora, sfidiamo lui. Un allenatore di tipo acqua esperto? Ok, Fergus. Contro Gyarados. Ok, va bene. Non mi interessa perché... Oppure potrei usare Rock Slide, però mi ha diminuito l'attacco. L'attacco di Squirtle è già una merda, quindi mandiamo Pikachu. Danno 4 per una scintilla e lo disintegriamo, Gyarados. Ok, Rain Dance, mi va bene. Mi va assolutamente bene. Avessimo Thunder in questo momento, avrebbe tipo il massimo della precisione, giusto? Sotto pioggia. Non potrebbe fallire. Nidoqueen, sì, cambiamo Pokémon. Nidoqueen, tipo terra veleno. E potremmo usare, a dire la verità, un terremoto di Charizard. Vai Charizard. Un terremotino? Earthquake? E addio Nidoqueen. Ah, non muore? Ok, molto resistente questo Nidoqueen, eh? Usiamo la cerazione. Dai, veleno punto. Ma che stronzo. E che manda ora? Sidra. Ok. Bulbasaur, vediamo se riesci a battere un Pokémon nella tua vita, eh? Vediamo un po'. Nella tua inutile vita. Idropompa. Oddio, cioè, non è molto efficace. Guardate quanto mi ha fatto. Niente, devo sostituirlo per forza. Manderò in campo. Se lui usa ancora idropompa, manderò in campo Squirtle. Che penso la regga di più. Attenzione, c'è un doppio switch in. Va bene. Bulbasaur si prenderà probabilmente due punti esperienza. Cioè, il punto esperienza di due Pokémon. Dobbiamo usare Shell Smash. Ok, la difesa e la difesa speciale si abbassano, però ora siamo delle bestie dal punto di vista dell'attacco. Adesso riusciamo a tirare giù Golduck. Dai, ha fallito. Forza, bravo. Bravo Squirtle, tu sei che mi rendi orgoglioso, mica Bulbasaur. Tentacruel, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Park. Ah, paralizzato e un po' si gode. Doppio calcio. Easy boy. Livello 43 per Pikachu. E di nuovo Sidra. Lasciamo Pikachu. A questo punto dovrebbe prendere punti esperienza anche Bulbasaur per questo Sidra. No, non li prende, niente da fare. A quanto pare il gioco si era un po' scordato che ci fosse quel Bulbasaur. Lasciamo Pikachu e usiamo una bella scintilla su Vaporeon. Brutto colpo, super efficace e addio Vaporeon. Squirtle vuole continuare a evolversi in mano, grazie. E a questo punto noi, indovinate un po', torniamo al centro Pokémon.
D'altronde quel percorso lì è davvero tosto perché ad ogni allenatore, cioè ogni allenatore è una vera e propria sfida. Ci sono allenatori con 6 Pokémon e questo mi piace un casino perché dà proprio l'idea di stare avvicinandosi ad una fine per quanto riguarda questa regione, la regione di Kanto. Stare avvicinandosi appunto alla Lega Pokémon. Tra l'altro ci sono dei Pokémon in questo percorso che potrei catturare come Onix o Poliwhirl, Sandslash, Pokémon che mi servirebbero per il Living Dex. Ehi, signorina? Grazie, combattiamo. Ma che magari farò fuori parte. Ditemi se vi interessa appunto che faccia queste cose in game oppure se non vi interessa e me le faccio per conto mio. Allora, contro Blastoise mandiamo Pikachu, anche se potrebbe essere un suicidio. Perché probabilmente qualsiasi attacco faccia Blastoise, Pikachu lo sente, infatti, lo sente anche molto. Allora, Blastoise ha sicuramente una difesa altissima, quindi proviamo con Electro Ball, che invece è speciale. E niente, Pikachu ci lascia. A questo punto però proviamo Bulbasaur. Non gli farà nulla con Seed Bomb, però noi ci proviamo. Per lo meno due Aqua Tail dovrebbe reggerle. Hydro Pump forse no, infatti. Niente, Bulbasaur è proprio una pippa. Mi spiace per Bulbasaur, ma è davvero una pippa. Mandiamo Pidgeot. Cioè, questa allenatrice ci ha già ucciso due dei nostri Pokémon, tra cui Pikachu, che non è male. Dewgong, sì, cambiamo Pokémon. A chi mando? Allora, mandiamo Mach. Guadagniamo un po' di tempo, è giunto il momento di usare un revive. Bag. Voglio far prendere punti esperienza questi a Pikachu, eh. Mi spiace, ma userò un revive. Tanto si possono anche comprare volendo. Ok, poi. Avrei potuto insegnare Tossina anche a Tizio qui, effettivamente. Invece lui ha insegnato Fulmine, boh, va bene. Un po' fama, non tanto. Andiamo a curare il nostro Pikachu. Con. Ho solo un Hyper Potion. E niente, sprecherò questa Hyper Potion su Pikachu. Ok. E lascerò che questo Mach muoia nel frattempo, indebolendo i loro Pokémon. Vai con Sludge Bomb. Guarda come mi double slappa. Va bene, ma uccidimi pure, cioè, fai pure 5 colpi con Double Slap lì, qualche. Pensavo di avvelenarlo, speravo di avvelenarlo con Sludge, ma non è andata. A questo punto contro Jigglypuff, Jigglytuff o meglio, potrei mandare Pidgeot. Dai, facciamo prendere un po' di punti esperienza a Pidgeot. Ritorno dovrebbe farle abbastanza male, esatto. Dewgong, di nuovo, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu. Ecco il motivo per cui volevo resuscitare Pikachu. Facciamogli prendere un po' di punti esperienza a questo ragazzo, che se li merita. Allora, Spark. E via, Dewgong. Rapidash, sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Squirtle. Purtroppo per Bulbasaur, beh, magari Bulbasaur lo alleno un po' con l'erba alta, perché è davvero una pippa Bulbasaur. Inferno, ok. E Bubble Beam. Ah, sostituisce. Mi piace il fatto che sostituiscano questi allenatori, eh. Mi piace. Ok, allora mandiamo Pidgeot contro Vileplume. Charizard già è da un livello altissimo, è inutile fargli prendere altri punti esperienza. Ah, mi paralizza, eh? Noi usiamo Wing Attack. Siamo comunque più veloci. Mega Drain non ci farà praticamente nulla. E non farà recuperare ne nessuna HP a Vileplume. Ok, livello 43. E di nuovo Rapidash, e quindi di nuovo Squirtle. Vai, vai, Squirtle, Squirtle. Con Bubble Beam. Takedown, riduttore, ok. Squirtle lo regge perché ha una buona difesa fisica. E si prende anche il suo livello 45, meritato.
Ninetales, lasciamo Squirtle assolutamente. E andiamo di Bubble Beam. E poi eventualmente di un Aqua Tail. Vediamo se gli facciamo più male, eh. Ember non ci fa assolutamente nulla. E noi lo disintegriamo. Oh, Squirtle sì che riesce a battere un po' di Pokémon. Vuole evolversi, che meriterebbe l'evoluzione, però non lo facciamo evolvere. Allora, c'è un allenatore lì che non abbiamo ancora battuto. Per fortuna non ci ha visto ora perché abbiamo mezza squadra morta. Torniamo, come al solito, a curarci Pokémon. Mi piace comunque la difficoltà di questo percorso, eh? Mi piace. Che non è vera e propria difficoltà perché noi volendo potremmo tirar giù quasi tutti con Charizard. Ma dettagli, cioè è comunque un buono stimolo al gioco, è un buono stimolo al cercare comunque di mandare sempre in campo il Pokémon giusto, usare la mossa giusta, niente di particolarmente eccezionale, eh? Cerchiamo l'allenatore che correva in giro, eccolo qui, così lo prendiamo subito. Cool Trainer Raymond, con Donphan, ok. Aquatail, Bubble Beam dovrebbe essere super efficace su di lui, no? E infatti lo sente. Vabbè, mi usa due volte Scaryface, praticamente mi regala questi punti esperienza. Grazie. Prima volta che vediamo Donphan in questa Acrom. Machamp, Pidgeot è tutto tuo. Con Wing Attack. Minchia che botta. Beh, brutto colpo, eh. Brutto colpo. Ritorno e addio. Golem. Vediamo se Bulbasaur riesce a battere questo Golem. Ne dubito sinceramente. Io dubito che Bulbasaur riesca a battere Golem. Pur essendo tipo forse per 4. O è Squirtle che è per 4. Niente, non riesce a battere Golem, eh. È assurdo. Mandiamo in campo, sto usando mosse di tipo roccia, quindi mandiamo in campo Mach. Lui può resistere. Dividiamo un po' i punti tra... Ah! Si è preso un'autodistruzione in faccia, buono, buono. Al posto di far morire un altro mio Pokémon, Mach ha praticamente tankato il danno. Eroico Mach, eroico. Mandiamo Pidgeot contro Venomoth. Prima volta che vediamo anche Venomoth. Forse. No, forse ce l'aveva Koga. Wing Attack comunque. Gli facciamo parecchio male, eh. Mentre lui con Gust non ci fa praticamente nulla. D'altronde Pokémon tipo Coleottero sono belli nei primi livelli, ma più vai su e più diventano tosti. Roost è Trespolo e non ci serve, quindi non gliela facciamo imparare. Non ha letto chi manda. Alla cieca mandiamo Pikachu. Non ha letto chi manda, purtroppo. Sono convinto che Pikachu possa resistere a tutto. Pinsir. Mannaggia. Spark. Ok, gli fa comunque abbastanza danno. Lui usa colpo. Ok, però noi ce la facciamo abbastanza facilmente. Oh my god. Ok, no, possiamo anche non tornare a questo punto a curarci Pokémon. Proviamo a battere un'altra allenatrice. Questa qui. Lady Katrina, ah, solo un Pokémon, perfetto. Raichu, ok, Raichu. Allora, cambiamo Pokémon e mandiamo Charizard con Terremoto. Questo fa male, lo sentiamo. Però forse siamo più veloci, ok. Terremoto dovrebbe buttarlo giù. Perfetto. Squirtle si vuole evolvere, ma no, grazie. Ok, a questo punto possiamo tornare al centro Pokémon, dato che anche Charizard è messo male. Incontriamo un Pokémon selvatico che è un PG8 al 35. Se riesco lo catturo perché facendo salire di un solo livello, questo si evolve. Vediamo se con una Rock Slide muore, non penso, infatti. Ok. Vai, proviamo a catturarlo. Una Pokéball potrebbe bastare perché PG8 non è che abbia questo tasso di cattura altissimo o bassissimo. Sembra appunto il contrario. Ok, così facendo salire di un livello questo PG8 avremo il nostro PG8. Ole, ho anche preso così un Pokémon per il Living Dex volante, via. Non nel senso
di tipo volante, ma nel senso così, en passant. Di passaggio. Basta fare parole a caso. Quanti allenatori ci mancano in quel percorso? Ne abbiamo tutti forse 6 o 7? Vediamo, eh. Dovrebbero mancarcene pochi. Se non sbaglio sono tipo 10 allenatori. Il percorso 22. Beh, una l'abbiamo battuta che è lì. Due. Questa l'abbiamo battuta, vero? Sì. Tre, il tizio che si muove. Quattro, cinque, sei, la donnina nell'erba alta con Ricci. Ce ne mancano quattro, forse? Ah, mi sa che ce ne manca solo uno, solo lui. Sono in cerca di un buon test, di un buon allenamento. Va bene, domatore Otoshi, che manda in campo Marowak. A livello 39, tra l'altro, niente male, niente male. Bubble Beam. Lui usa colpo, ma Squirtle ha una buona difesa, lo regge. Ah, diminuiamo pure la velocità, assicurandoci un altro attacco prima di lui. Bravo, Squirtle. Così si fa. Doduo. Ok, contro Doduo, ma andiamo a Pikachu. Electro Ball dovrebbe bastare. E questo era il tuo grande. Cioè, tu eri in cerca di un allenamento? Tu che sei una pippa? Ok. Dovremmo aver battuto tutti gli allenatori qui. Lì c'è un alberello che non possiamo tagliare. Quindi possiamo dirigerci alla Lega Pokémon. Vai. Ok, qui dentro possiamo fare alcune cose. Lui ci dà il condivide esperienza. Lo sprite di Bill non delude mai. Questo ci chiede, appunto, chiede al suo matchup se è pronto. Questo potrebbe insegnare metronomo ad un nostro Pokémon. Ok, nessuno può impararlo, ma in ogni caso non l'avrà insegnato a nessuno. Lui è un po' nervoso? Sì. I'm so nervous. Che Pokémon dovrò usare? Ok, questo ci spiega appunto cos'è il condivide esperienza che ci ha appena dato. Buona fortuna, ne avrà bisogno, attenzione. Le regole qui erano davvero complesse. A causa di molti reclami, le hanno cambiate, giustamente. È un Pokédex. Sai che io creo le entry, appunto? Ah, un allenatore? Non me l'aspettavo, Scientist Westwood. Con Slowbro, ok. Ma andiamo in campo. Bulbasaur potrebbe fare una brutta fine, però mandiamolo comunque. Dovrebbe fare una brutta fine perché Slowbro potrebbe avere attacchi, appunto, attacchi di tipo psico. Iniziamo a mettergli un parassistema. Ice Beam, ok, sostituiamo immediatamente Bulbasaur. Perlomeno dovrebbe prendere abbastanza punti esperienza da salire a livello 42. Allora, mandiamo Pikachu. Mega pugno. E l'ho missa. Va bene. Con una scintilla dovremmo risolvere la situazione. Quasi. Ah, però lo paralizziamo. Ice Beam dovrebbe reggerlo, Pikachu, sì. Ok. Easy. Bulbasaur dovrebbe salire a livello. No, non sale. Ah, eccolo qua, livello 42. Perfetto. Impressed? Impressionato? Ovviamente impressionato. Ne ho fatte davvero tante di entry nel Pokédex, di entrate, no? È un lavoro davvero duro farle. Ok, noi qui non possiamo passare, vero? Questo è il percorso per la regione di Yoto. Yoto, signori, eh? È un percorso davvero pericoloso. Così diciamo alle persone di stare lontani durante la lega. Ok. Proseguiamo. Eccoci qui. Allora, tu cosa vuoi? Questo cosa vuoi? Un consiglio. Non concentrarti solo su un tipo di Pokémon. Cerca di usarne molti per assicurarti la vittoria. Beh, grazie, caro. Arrivato fin qui è proprio quello che mi serviva sentire. Ho solamente 7 medaglie. Ho deciso di venire qui comunque. Beh, allora sei scemo. Cioè, non è che posso dirti molto. Questo cosa vende? Ok, vende robe abbastanza inutili che non compreremo. Tu? Butterfree, non è questo il momento, calmati. Ok, va bene, Butterfree è un po' agitato. Tutti questi oggetti sono davvero fantastici, ma costano così tanto. Infatti. Questi, se non sbaglio, ci servono per ottenere alcune uova, no? Non mi ricordo di preciso, però compriamo qualcosa, va.
Compriamone uno di ognuno. A costo anche di spendere tanti soldi. Perché sto facendo questa cosa? Perché questa zona con questi negozi non potremo più accedere qui praticamente per un bel po' di tempo, dopo la Lega. Quindi se volete comprare qualcosa qui, fatelo ora, per essere sicuri di averlo. E poi in caso, così almeno non dovete preoccuparvi. Qui sotto abbiamo il Team Rocket. Boh, va bene. Questo vende... Ah, le bacche. Ok. Bacche possono essere utili durante la Lega Pokémon. Ma non compreremo nulla. Heads up to find some strong Pokémon to fight. Ok, questo sta andando a sud per trovare alcuni Pokémon forti da combattere. Quello strano, quel negozio mi sembra shady. Shady non so come tradurlo in italiano, però sicuramente è qualcosa di tipo mi sembra strano. Mi sembra strano. Cosa ne pensi? Beh, effettivamente. Cosa vende il Team Rocket? Tra l'altro vende anche delle cose abbastanza interessanti. Una Everstone la compriamo. Forse anche due. Ok. Forse anche tre. E facciamo direttamente quattro, così nel caso in cui tutta la squadra non dovesse evolversi, ce l'abbiamo comunque. Hardscale può essere interessante da prendere per il ricorda mosse. Prendiamone 20, dai, spendiamo questi 2000 tranquillamente. Pokédoll, ma anche no. Ok. Allora, di qua non possiamo passare, vero? Il Kanto Grand Festival is going to be held here. Come back later when we are set up. Ok, qui ci sarà il Grand Festival di Kanto, ma non sono ancora pronti, dobbiamo tornare lì più tardi. E possiamo entrare alla Lega Pokémon. Eccoci qui. Pronti? Spero di iniziare con lo stadio di ghiaccio. Ok. Il mio team è perfetto. Sarò la campionessa. Va bene. Tu cosa ne pensi, Cubone? Ok. Sono così pronto. Vincerò. Vincerò io invece. Ok. Finché non combatto contro qualcuno di tipo psico, sarò a posto. No, dimenticati delle battaglie. Hai visto tutto quello che stanno vendendo qui dentro? Questo mi sa che vuole rubare qualcosa. Ci sono quattro stadi su cui potresti iniziare. Erba, acqua, roccia o ghiaccio. Devi completarli tutti per passare. Ok, per proseguire. Ho aspettato per anni per questa cosa. Ok, lui spera di non iniziare dallo stadio di ghiaccio. Registriamoci per la Lega, sì. Ok, lo stadio d'acqua sarà il nostro primo stadio. Compriamo un po' di ball qui. Facciamo un po' di scorta che no, ne ho usate molte negli ultimi tempi. Ok. Una Premier Ball e 10 Ultra Ball. Per prenderci anche una Premier Ball, grazie. Appunto, pozioni. Questo punto pozioni non ha più senso prenderle. Prendiamo delle super pozioni. Ecco fatto. Dei revive possono essere sempre utili, quindi prendiamoli. Full heal, eccoci qua. Prendiamone 5. I repellenti ce l'abbiamo. Grazie. Tu cosa dici con il tuo Slowpoke lì spaparanzato? Dai, Slowpoke, fai il serio. Infatti, lo vedo che è un po' giocherellone quello Slowpoke, eh. Curiamo i nostri Pokémon qui alla Lega. Ecco fatto. E nel prossimo episodio saremo pronti per iniziare la Lega Pokémon. Io vi saluto, vi ricordo di mettere un mi piace al video se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!